Grazie, ci troviamo, credo, di fronte a una giornata importante. Io ringrazio ovviamente innanzitutto Aeroporti di Roma, e i suoi azionisti, Atlantia. Direi che gli interventi che abbiamo avuto, le presenze che abbiamo, sono un po' un simbolo di un paese che fa sistema, come si dice, che fa squadra. Abbiamo pubblico e privato che lavorano insieme, abbiamo autorità nazionali e autorità locali. Io non posso ringraziare tutti voi, ma vi ringrazio collettivamente. Consentitemi di aggiungere anche un ringraziamento a Matteo Renzi, che da Presidente del Consiglio ha lavorato insieme a Graziano in questo periodo per la parte che compete il governo allo sviluppo di questo progetto. Siamo in una bellissima piazza italiana, in fondo, no? in un terminal che ci ricorda, dal punto di vista architettonico, del food, dei marchi, le bellezze dell'Italia. Un luogo talmente bello che forse perfino Tom Hanks sarebbe contento di trovarsi costretto a rimanerci prigioniero in un posto di questa qualità. E credo che sia evidente a tutti, è stato sottolineato da molti di voi, che non è solo la bellezza e la qualità di questo investimento, di questo intervento, ma è il legame straordinario che ha con l'economia del Paese e con il territorio, in modo particolare con Fiumicino, con Roma, con l'area vasta più generale della regione. Quindi festeggiamo in questo momento una giornata di orgoglio italiano. E direi che ci riferiamo anche a un valore, credo di grande attualità, che in fondo è simbolizzato dagli aeroporti. Cosa sono gli aeroporti? Sono in fondo uno dei simboli del modo di vivere a cui siamo affezionati. A noi piace un mondo aperto, aperto alle comunicazioni, ai trasporti, ai viaggi, agli scambi tra le diverse culture e le diverse realtà. Sappiamo che è un mondo oggi sotto attacco, minacciato. Io non posso intervenire questa mattina senza ricordare quello che è successo l'altro ieri in una piazza di Berlino, in un mercato di Natale a Berlino, l'attacco terroristico, e non posso non esprimere anche da qui la nostra vicinanza al popolo tedesco, a Angela Merkel e al suo governo, e la nostra vicinanza particolare a una famiglia che è nell'ansia e nel dolore per le sorti di Fabrizia Di Lorenzo, e che noi vogliamo qui, a nome sicuramente non solo di tutti voi ma di tutti i cittadini italiani, salutare con il rispetto che si deve a una giovane cittadina italiana esemplare. Quindi a questi valori, a questo modo di vivere di cui gli aeroporti sono in qualche modo uno dei simboli, noi non rinunceremo, non vogliamo rinunciare. Il governo naturalmente non ignora i rischi che coinvolgono non solo questo o quel paese, ma l'intera Europa, è impegnato a difendere la sicurezza. Oggi pomeriggio riuniremo a Palazzo Chigi il tavolo sicurezza con le diverse autorità di governo e le diverse forze sia della maggioranza che dell'opposizione, ma c'è un modo particolare per difendere i nostri valori e la nostra sicurezza, che è quello di investire sulla qualità del nostro modo di vivere, e la qualità dei nostri aeroporti fa parte della qualità
del nostro modo di vivere e perfino dei valori in cui crediamo, quei valori di apertura ai quali siamo davvero affezionati. Qui si lavora da un lato per fare più bello l'aeroporto nelle sue strutture tradizionali. Abbiamo visto la bellissima facciata degli anni 60, rinnovata, e si lavora per proiettarsi nel futuro, soprattutto con il potenziamento di tutta l'area rivolta ai passeggeri extra Schengen. E credo che la classifica che ci è stata illustrata prima da Castellucci, dell'Associazione degli Aeroporti, ci dica dei passi in avanti che sono stati fatti. Naturalmente, come sempre nella vita e in questo tipo di lavoro, quando si fanno dei passi avanti bisogna sempre porsi degli obiettivi per farne di ulteriori. E mi fa molto piacere che l'occasione di oggi non sia solo l'occasione per inaugurare e vedere questa splendida novità che abbiamo all'aeroporto, ma anche per confermarci l'impegno di farne di più. Abbiamo oltre 2 miliardi di investimenti nei prossimi 2 anni e abbiamo le potenzialità per rendere ancora più forte la capacità attrattiva di questo aeroporto in generale. La qualità dei servizi è migliorata, deve ancora migliorare. Il fatto che con questo nuovo molo extra Schengen non ci sia più arrivando, quanti di noi da viaggiatori no, ci domandiamo c'è il finger, non c'è il finger, è una delle domande più frequenti per chi viaggia, ma già oggi noi sappiamo che Fiumicino ha migliorato la sua qualità e migliorandola ulteriormente potrà contare in fondo anche sul fatto che ha una dimensione giusta, congrua, adeguata rispetto al traffico ulteriore che vuole attrarre. E questo è molto importante, perché i problemi di qualità nei servizi aeroportuali in giro per il mondo derivano molto spesso non dalla buona volontà o meno di chi ci lavora, ma dalla congestione, dai ritardi. Tutti voi che girate il mondo sapete quanto questo sia molto spesso il problema principale in diverse situazioni. E noi qui abbiamo una dimensione giusta e una programmazione giusta che credo possa essere una chiave di successo. Giusta per che cosa? Per un paese che vede aumentare i suoi flussi turistici e di viaggio verso l'estero e dall'estero. L'Italia è un paese che quest'anno avrà 60 milioni di arrivi turistici internazionali, ossia il 4,3% in più rispetto all'anno precedente, ed è un paese che nei nuovi paesi emergenti, in cui le classi medie si rafforzano e aumentano enormemente la loro capacità di viaggiare, mantiene un'attrattiva dal punto di vista dell'immaginario di queste classi medie straordinarie. Basti dire, ad esempio, che in Cina negli ultimi 10 anni i visti che il nostro sistema consolare dà ai cinesi come visti Schengen, cioè cinesi che vengono in Europa nell'area Schengen arrivando come prima tappa in Italia, sono passati da 50.000 a 600.000 in 10 anni. E ci sono le possibilità perché questo ritmo aumenti nei prossimi anni. E le previsioni di crescita del turismo extraeuropeo sono ancora più alte dei tassi di crescita di cui ho parlato prima, cioè si parla non del più 4 ma del più 6%. Gli investimenti che faremo qui nell'aeroporto e nell'area circostante, come ricordavano Zingaretti e Montino, sono investimenti quindi che hanno un mercato davanti, pronto per raccogliere questa offerta. E sono quindi investimenti su cui possiamo puntare con sicurezza, certezza e ottimismo. Dicevo prima che mi è capitato 17 anni fa di partecipare, pur non a quella degli anni 60, ma comunque 17 anni fa di partecipare all'inaugurazione, rappresentando la città di Roma, del People Mover del satellite, assieme, mi pare, al ministro Treu, che era il ministro dei trasporti dell'epoca.
Il che da un lato dice che non sono proprio una new entry in politica, ma di questo non posso, diciamo così, farci niente, ma dice al di là di questo di quanto in questi anni si sia lavorato in tanti anni e in tante occasioni per rendere l'aeroporto di Fiumicino non solo di gran lunga il principale scalo in Italia, ma un fiore all'occhiello per il nostro Paese. Con la giornata di oggi questo impegno è più forte e credo che dobbiamo esserne tutti orgogliosi e soddisfatti, dal Ministro Del Rio a tutti quanti che ci avete lavorato. Grazie e buona giornata a tutti.